Oliver su questo red carpet. Quindi aspettiamo con ansia tutti quanti il momento in cui calpesteranno questa passerella per la prima volta. Brasile, sì. Rio Grande do Norte, Brasile. Rio Grande do Norte. Sì. Dove si trova? Si trova vicino a Rio o no, su? Lontano, giù? Lontano, è sul, è sul. È il sul. È il nostro stato ha la forma di un elefante. Ma dai! Natal, come Natal di Gesù, è la capitale principale. Ah! E lì le persone lì sono molto umili come sono io. Infatti sei una persona bellissima. Io sono fiera di averti raggiunto, perché non solo sei un fashion designer super, sei anche un cuore, con le braccine, le gambine, ti muovi, sembri un uomo, in realtà sei un cuore gigante. Come ti è venuto in mente di dedicarti alla donna e all'eleganza? Perché tra l'altro so che in Brasile c'è un amore e un'attenzione particolare per la donna. I vestiti brasiliani io li trovo molto femminili. Come ti è venuta questa idea? Allora, è una storia, perché la mia vicina di casa era una sarta e la mia mamma chiese di chiedere qualcosa a lei, sono andata a casa sua e lei stava tagliando un pantalone che ha messo la stoffa sopra, sulla tavola uh-huh. E ho messo il pantalone sopra la stoffa e ha tagliato in un modo strano, senza carta modello. Io cominciato a guardare e da lì mi sono partito a inventare le cose, ho cominciato a fare per me una bermuda, una qualcosa così, e daí è partita da quasi 50 anni già. Che meraviglia, Antonio! E in 50 anni io so che tu ti sei dedicato anche ad altre cose oltre alla moda, ed è questa la cosa che mi affascina di te, cioè sei un fashion designer dotatissimo, creativissimo, e allo stesso tempo sei anche un cantante lirico, perché so che hai studiato canto lirico per 3 anni. T'ho beccato! È vero. Anche la mia ispirazione in questa collezione di Maria Callas, che ho presentato qui in Palazzo Cusana Maggio, è giustamente per la... per me piace la musica, anche classica, e per questo che mi sono idealizzato in questa collezione. Dimmi la verità, quando tu devi creare una nuova collezione, ascolti la musica in sottofondo? No. O lo fai in silenzio? Nei momenti tuoi di creatività sei proprio in silenzio? Io ho tante idee, anche adesso il mio nuovo progetto, io mi ispiro nelle dive di Hollywood, che devo presentare a maggio, giugno qui, e ogni... Allora sto scegliendo le modelle che sono simili a Greta Garbo, a Marilyn Monroe, a Grace Kelly e altri, perché
Carmen Miranda, la mia Carmen Miranda, che lei non era brasiliana, era portoghese, ma era come se fosse brasiliana, perché lei si sentiva nel cuore. Allora questi progetti sto curando molto bene e devo presentare il prossimo anno, sempre in beneficenza, perché tutti i miei sfilati sono invece in beneficenza. E anche tutte le tue sfilate? Tutte le mie sfilate sono in beneficenza. Ma tutto questo progetto ho cominciato in Brasile nel 1992, mm-hmm, quando ho iniziato questi progetti. Mm-hmm. Sono venuto in Italia da 27 anni e ho fatto fatica per riprendere qua. E da 10 anni ho ripreso, perché sono arrivato e ho cominciato a conoscere le persone, tutti quanti. E non è stato facile, perché anche sono straniero, mm-hmm, nel mezzo di tanta gente importante, famosa a Milano. Così. Questo è vero, ma se è vero che la Milano da bere è anche la Milano capitale della moda, la creatività dove c'è viene riconosciuta. Antonio, che la tua fonte di ispirazione non è soltanto Maria Callas, no, anche se tu ne sei innamorato, come proprio innamorato. Valori per te più importanti, i cardini della tua vita. I tre valori importanti per me: prima il rispetto, che tutti devono avere rispetto sugli altri. Mm-hmm. Dopo penso la sincerità è una, mm-hmm, cosa importante anche per me, e l'amore, tutti noi dobbiamo dare l'amore. Quando si dà, si riceve tanto. Io do tanto e ricevo tanto, perché ho questo mio modo di essere, di aiutare il prossimo. Come in casa mia sempre ho messo due, tre, adesso, adesso basta, perché mi sono stufato, non ho psicologicamente e anche tempo di aiutare nessuno. Ho già preso anche un premio, il dono dell'umanità. Wow. Che mi hanno dato per tutti, che faccio per gli altri. E ho preso anche l'ambasciatore dei diritti umani, mm-hmm, mi ha nominato l'associazione dei diritti umani 2 anni fa. Mm-hmm. Io ho un po' di premio e mi piace molto, perché un premio è come un regalo, è come un valore per il nostro lavoro, per quello che facciamo. Certo. E mi sento molto bene. Oggi mi sono molto commosso, non so se lei ha visto. E come no, certo che l'ho notato. Mi sono limitata a dirti che sei un uomo dal grande cuore, ti sei sciolto come un bambino. E questo di te che mi piace tantissimo, perché sei una persona vera, Antonio. Pensato di dedicare una collezione a questo elemento così prezioso? Allora, io 10 anni fa mi sono ispirato in una collezione che si chiamava La Natura. Uh-huh. E ogni abito rappresentava una cosa della natura, e anche c'era un abito che rappresentava l'acqua. Che meraviglia! Sì. Spettacolo! Ecco, mi piace allora molto. Sono curiosissima, voglio andare su Google, ma la trovo? La trovo nel tuo sito, sì? Sì. Allora sì, approfondisco sì. Subito, magari se trovo qualche immagine... No, dopo li giro il video.
faccio i miei migliori auguri per le tue prossime collezioni, soprattutto che tu riceva tutta l'ispirazione che un creativo come te merita di avere per ancora una volta benedirci con la tua presenza su questo pianeta e tutte le tue cose meravigliose che stasera grazie ho visto. Mille, grazie mille. Con questi tessuti svolazzanti, questi modelli così anche belli, sembravano delle fatine queste indossatrici. Sono contenti. Anch'io, tantissimo. Senti, buon tutto e ciao da parte nostra. Ciao a tutti. Ai follower grazie del mio vlog. A tutti. Antonio, per la presenza di questa sera che mi ha anche oggi ho organizzato tante filate, ma spero mi sono sempre commosso, sempre mi commosso. È vero, posso confermarlo. Pianto okay. Con me, c'ero. Ok. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.